Una copertina ben fatta può far decollare le vostre vendite? Sicuramente sì, come è anche possibile che una copertina fatta male possa penalizzarle molto. Se volete scoprire come realizzare la copertina perfetta, vi consiglio di vedere questo video fino alla fine, nel quale vi spiegherò che cosa fare e soprattutto che cosa evitare quando realizzate le copertine dei vostri libri. Prima di iniziare, come al solito, lascio un piccolo spazio a questa mia amica che vuole invitarvi a mettere un like, a iscrivervi al canale e a attivare le notifiche. Se vi piacciono i video come questo, che parlano di marketing, di self-publishing e di strumenti per la produttività personale, sarete prontamente avvisati ogni volta che ne caricherò uno nuovo. Ma andiamo all'argomento di oggi. Dovremmo chiederci perché la copertina è così importante. Beh, la risposta è semplice, perché la copertina è la prima cosa che vediamo e fare un acquisto di un libro è un po' come acquistare un prodotto al supermercato e così come quando siamo al supermercato, la prima idea che ci facciamo del prodotto dipende da come questo è confezionato. E voglio evidenziare che realizzare la cover di un libro non è una cosa per niente banale, ci sono delle regole ben precise da seguire, ogni elemento deve essere studiato, realizzato e collocato nel posto giusto. Vediamo quindi quali sono queste regole da seguire quando si realizzano le copertine. Per comodità ho suddiviso questo video in capitoli e il primo capitolo riguarda la teoria del colore. Questo è forse uno degli aspetti più semplici da capire, ma ha un ruolo fondamentale perché serve a trasmettere degli stati d'animo, serve a creare l'atmosfera e soprattutto determina la leggibilità del prodotto. Dal punto di vista pratico è fondamentale utilizzare i colori in maniera appropriata e soprattutto sfruttare in maniera adeguata il contrasto in modo da conferire leggibilità alla copertina. Si vedono su Amazon tantissime copertine fatte male, un po' come questa o anche peggio di questa, in cui i colori si impastano sullo sfondo, i font non spiccano sulle fotografie e una parte del titolo sostanzialmente non è leggibile. Il primo consiglio che voglio darvi è di cercare di mettere in risalto i titoli dei vostri libri utilizzando i colori e il contrasto. In questa copertina, ad esempio, il titolo e il sottotitolo in basso non sono leggibili perché è stato utilizzato un colore che si impasta con lo sfondo. Per renderlo più leggibile, si può utilizzare un fondino colorato che aiuta a far risaltare meglio il testo. E in questo modo, come si può vedere, la leggibilità è di gran lunga migliorata. Ecco un altro esempio di copertina in cui il titolo non risalta a sufficienza sullo sfondo, ma lavorando sui contrasti e aggiungendo delle aree d'ombra in alto e in basso, si riesce a conferire profondità all'immagine e soprattutto a far spiccare di più il titolo. Un altro aspetto da considerare sono i font. In genere è meglio non utilizzare troppi font diversi come in questa copertina perché questo genera confusione nel lettore e l'effetto finale non è affatto gradevole. Molto meglio quindi realizzare questa copertina in questo modo. L'utilizzo di font diversi è ammesso quando si vuole conferire a un elemento un valore particolare. Però la regola è che non si ecceda con questa mescolanza di font e che comunque i due caratteri siano talmente lontani tra loro che non è possibile confonderli, come in questo caso. Ma torniamo a parlare di colori. Oltre al contrasto, bisogna fare attenzione anche agli accostamenti dei colori. Sì, perché non tutti i colori stanno bene l'uno vicino all'altro. Cosa ne pensate ad esempio di questo? O questo? E quest'altro? E questo ancora? O per finire questo? Questi accostamenti, che gli anglofoni chiamano vibrating colors, sono veramente un pugno in un occhio e sono assolutamente da evitare. Cerchiamo di capire meglio come abbinare tra loro i colori che mettiamo nelle copertine dei nostri libri. La ruota cromatica, di cui qui vediamo una esemplificazione, contiene tutti i possibili colori. Questi si possono combinare in infiniti modi, ma soprattutto è bene distinguere tra colori analoghi e colori complementari. I primi sono quei colori vicini sulla ruota cromatica, quindi ad esempio il giallo, il rosso e l'arancione, oppure il rosso, il viola e il blu, il blu, il verde e il giallo, e così ancora.
I colori complementari sono invece quelli che si trovano agli opposti della ruota cromatica e quindi il rosso con il verde, il blu con l'arancio, il giallo con il viola. Bene, i colori analoghi si possono accostare tra loro, soprattutto quando si vuole dare alla copertina del libro un senso di armonia, di tranquillità, di serenità o di equilibrio, come in questi casi. Può andare bene per alcune particolari tipologie di libri, ma non per tutti. Inoltre bisogna fare attenzione perché il rischio è che il risultato risulti piatto, un po' noioso. L'uso dei colori complementari invece è consigliato quando si vogliono creare delle copertine che trasmettano energia, forza, passione. Inoltre i colori complementari creano contrasto e quindi si possono utilizzare per attirare l'attenzione su un oggetto specifico. Questa regola era già ben nota ai grandi pittori del passato. Qui ad esempio abbiamo due famosissimi quadri di Van Gogh. Nel primo quadro a sinistra il pittore ha utilizzato l'arancione per mettere in risalto la parete del caffè rispetto a un cielo azzurro, suo colore complementare. Nel secondo quadro a destra ha utilizzato il verde per mettere in risalto il tavolo da biliardo rispetto a uno sfondo rosso, anche questo suo colore complementare. E queste stesse regole vengono sapientemente applicate anche da chi realizza le copertine dei libri. Nel primo libro a sinistra abbiamo un titolo giallo che spicca su uno sfondo viola, suo colore complementare, che tra l'altro è stato sapientemente sfumato proprio per non creare troppo disturbo. Inoltre in basso abbiamo una borsa dello stesso colore, giallo, sempre per fare in modo che questo oggetto spicchi rispetto allo sfondo. Nel libro in mezzo abbiamo lo stesso criterio, degli oggetti verdi che spiccano su uno sfondo rosso e sono due colori complementari. E la stessa cosa anche nell'ultimo esempio, in cui abbiamo l'immagine di un personaggio blu che spicca su uno sfondo arancione. Per finire va detto che anche quando si utilizzano i colori complementari bisogna fare molta attenzione perché il contrasto potrebbe essere troppo stridente e generare disturbo, un po' come quelle immagini che abbiamo visto prima. Bisogna quindi fare in modo che la maggior parte dell'area sia occupata da un colore principale e che soltanto l'oggetto che si vuole mettere in risalto sia fatto del suo colore complementare. Chiaro quindi che ogni copertina ha un suo colore principale, che è il colore dominante. E come bisogna scegliere questo colore? Beh, la risposta è dipende dal genere di libro che stiamo realizzando. E ci sono moltissime possibilità. Passiamo ad analizzare i casi principali. Il nero e i colori scuri, come ad esempio il blu navy, trasmettono un senso di serietà, di suspense, di autorità. Quindi sono particolarmente adatti per libri thriller, per guide professionali o per libri di cronaca nera, ma anche per libri fantasy, gotici, horror. E in questa immagine abbiamo due esempi. Vedete, questa prima copertina trasmette un senso di suspense, mentre questa trasmette un senso di serietà, anche dovuto all'uso dei grafici. Facendo un discorso generale, i colori pastello sono generalmente rilassanti, piacevoli e poco impegnativi, per cui vanno bene per le storie, per i romanzi rosa, per i racconti di viaggio di vita, ma anche per i libri per bambini, come questo primo che vediamo a sinistra. Molto comuni sono anche le copertine di libri a fondo bianco. Il bianco è un colore chiaro, è un colore semplice ed è comprensibile. Per cui si adatta bene per le guide pratiche, ovvero quei libri come questo qui a destra che promettono di raggiungere risultati chiari in pochi semplici passaggi. Oppure il bianco va bene anche per i libri che riguardano il miglioramento spirituale, il miglioramento interiore, ma anche il miglioramento estetico, come quest'altro libro. Ormai avrete capito che esiste una vera e propria psicologia dei colori. Ogni libro deve avere il suo colore in base all'argomento che tratta. Per cui, proseguendo questa carrellata, abbiamo ancora il rosso, che come tutti possiamo intuire è un colore che trasmette energia, passione, vitalità, ma è anche un colore che richiama molto l'attenzione, per cui si utilizza molto nel marketing e non per nulla la copertina di uno dei più famosi libri di marketing, Le 22 immutabili leggi del marketing, è di colore rosso.
Ovviamente, essendo il rosso il colore della passione, va bene anche per i romanzi erotici. Non tutti sanno che l'arancione è il colore della trasformazione. Trasmette pace interiore, entusiasmo ed emozioni. Per questo si utilizza molto nei libri di autoaiuto, quelli che gli inglesi chiamano self-help, come questo primo a sinistra, ma anche i romanzi di cambiamento, come quest'altro a destra. Passiamo ora al verde. Anche questo esprime rinascita e rinnovamento, equilibrio e rilassamento. Ovviamente è un colore che si adatta benissimo per tutti quei libri che hanno un tema ecologico come questo, o libri legati alla natura, o, proprio perché è colore della rinascita, libri che trattano questo tema, come questo dedicato al coraggio di rinascere. Molto utilizzato, specialmente su Amazon, è il blu. Questo è il colore della fiducia, della tranquillità e della stabilità. Ed è il colore che in assoluto si utilizza di più per i libri su investimenti, business, finanze e assicurazioni, come questi due esempi presentati in questa immagine. Abbiamo poi il viola, che esprime consapevolezza, calma e intuitività. E che è un colore femminile, quindi si utilizza per i libri di cosmetica, di bellezza, o i libri sulle donne, più generalmente i libri che parlano di donne, come questi qua. Molto vicino al viola c'è poi il rosa, anche questo un colore che esprime femminilità, speranza, calma, ma anche positività. Ed è adatto per libri femminili e libri di make-up, che sono quasi tutti prevalentemente rosa. Per finire abbiamo il nero, che è il colore scuro per eccellenza di cui abbiamo già parlato, ma che si adatta particolarmente a determinati libri perché esprime eleganza, potere e autorità, e quindi va bene per i libri che parlano del lusso, come questo primo a sinistra, o anche libri che parlano del potere, come questo libro a destra. Passiamo ora al secondo capitolo di questo video. Quando si realizza una copertina di un libro è importantissimo creare un punto focale, ovvero un elemento che attiri l'attenzione e verso il quale dirigere lo sguardo dello spettatore. Osservate per un attimo questa copertina. Sono sicuro che per prima cosa leggerai questo, poi leggerai questo, successivamente leggerai qui e soltanto alla fine leggerai qua sopra. Questo percorso non è casuale, avete letto il libro in questo modo perché chi ha realizzato la copertina ha voluto che fosse così. Prendiamo questi altri tre esempi. In ciascuna di queste copertine c'è qualcosa che attira immediatamente la nostra attenzione. Se scorressimo una pagina di Amazon e trovassimo una di queste copertine in mezzo agli altri libri, non potremmo fare a meno di osservarla. Sono copertine ben fatte, perché gli autori hanno creato un punto focale. Vediamo quindi come si crea questo punto focale. Sì, perché esistono delle vere e proprie tecniche. Beh, tanto per cominciare, la dimensione è importante. Gli oggetti più grandi attirano maggiore attenzione di quelli più piccoli e in genere sono i primi ad essere notati, siano essi dei testi o delle immagini. C'è poi la centratura, ovviamente gli oggetti collocati al centro tendono ad attirare l'attenzione maggiormente rispetto a quelli collocati ai margini dell'immagine. Questo effetto si può amplificare con la tecnica dell'isolamento. Gli spazi vuoti intorno al testo tendono a far concentrare l'occhio su ciò che sta nel mezzo. Questo effetto si può amplificare ancora di più con la tecnica del contrasto. Quando si collocano degli oggetti chiari vicino a oggetti scuri si crea contrasto e l'occhio tende a concentrarsi sugli oggetti che sono più a fuoco, quelli più scuri, come in questo caso il titolo del libro. C'è infine la tecnica della convergenza. L'inserimento di linee come queste o di oggetti che puntano verso l'oggetto che si vuole mettere in evidenza aiuta quest'ultimo a spiccare maggiormente rispetto a tutto il resto. Facciamo ora degli esempi. In questa copertina è stata utilizzata la tecnica del contrasto, della dimensione e dell'isolamento per rendere il titolo molto visibile. In quest'altra sono state inserite delle matite che puntano verso il titolo e inconsciamente portano il nostro occhio a concentrarsi su di esso. In quest'altra ancora c'è il contrasto del titolo bianco su nero, l'isolamento ottenuto grazie all'inserimento di questo cerchio giallo e ovviamente la dimensione.
Un metodo molto potente per creare un punto focale che attiri l'attenzione del pubblico è questo. L'inserimento di un volto umano in copertina è efficacissimo. E questo perché noi umani siamo geneticamente programmati per prestare attenzione ai nostri simili. Per cui se vediamo un volto, sia esso una fotografia, un fumetto, un disegno, non possiamo fare a meno di guardarlo. Attenzione però, perché i volti, è vero, sono potentissimi, ma non vanno bene per ogni genere di libro. Un altro aspetto molto importante da considerare riguarda la direzione dello sguardo. Guardate l'esempio di questa copertina, non vi sembra strana? E in effetti c'è qualcosa di sbagliato, qualcosa che non va, e il nostro occhio lo percepisce immediatamente. La ragazza in copertina non dovrebbe guardare in quella direzione, ma dovrebbe guardare in questa. Se utilizziamo i volti umani, è importantissimo che gli occhi guardino verso lo spettatore, oppure si dirigano verso un altro elemento della copertina che vogliamo mettere in risalto, come in questo caso questo testo sulla destra. E qui vediamo un altro esempio di copertina di libro concepita secondo questo stesso criterio. Sempre parlando di volti, un altro aspetto importante da considerare quando si utilizzano i volti umani in copertina è la dimensione del volto stesso. L'utilizzo del volto umano serve ad esaltare tutte le qualità non fisiche e quindi mentali del soggetto rappresentato in copertina. E allora richiama concetti come il raziocinio, l'intelletto, la riflessività. Più è grande il volto in copertina e più questi concetti o idee sono rafforzati. E in questi tre esempi abbiamo una struttura di copertina molto utilizzata in alcuni libri, dove compare metà volto umano, proprio perché questa è la massima porzione possibile che si può mostrare. Ora, se i volti umani servono ad esaltare le qualità non fisiche del soggetto, quando invece si utilizzano in copertina delle parti del corpo umano, lo si fa invece per esaltare le qualità fisiche e quindi si utilizza questo tipo di copertina ad esempio per le guide sul fitness come questa, oppure per dei libri che hanno un forte richiamo alla sessualità come questo in cui compaiono delle labbra rosse o questo in cui compaiono delle gambe di donna. Andiamo ora al terzo capitolo. Una copertina è fatta di tanti elementi, titoli, sottotitoli, immagini, e ciascuno di questi elementi deve essere collocato nel posto giusto. Anche questa è una cosa che si può fare seguendo determinati criteri. Tanto per cominciare dovete sapere che nei libri migliori viene applicata quella che i fotografi conoscono come regola dei terzi. Detta in parole molto semplici, una superficie di un'immagine o una copertina di un libro, che qui vediamo rappresentata sulla sinistra, può essere suddivisa in tre parti uguali, sia orizzontalmente sia verticalmente. Ora, tutto ciò che è collocato lungo queste linee verticali e orizzontali ha maggiore rilevanza rispetto a ciò che sta nel mezzo. Inoltre, i punti di maggiore attenzione sono questi all'intersezione tra le linee, che vengono appunto chiamati punti di forza. Facciamo qualche esempio per vedere come viene applicata questa regola. Prendiamo la copertina di questo libro. Come abbiamo detto, posizionando un oggetto su una linea di divisione o su un punto di intersezione se ne aumenta la visibilità. E qui abbiamo questa immagine che è perfettamente collocata su una linea di divisione, mentre il titolo è su un punto di intersezione. Anche questo testo in alto è su una linea di divisione, mentre il nome dell'autore è perfettamente collocato al centro dell'immagine. Facciamo un altro esempio, prendiamo questa copertina e suddividiamolo come abbiamo già visto. Come si può vedere, la ragazza con l'ombrello cade precisamente su uno dei punti di forza della copertina. Un altro aspetto importante da rilevare è che nella maggior parte dei libri, praticamente in tutti, il titolo occupa sempre o la posizione superiore o la posizione inferiore dell'area, mentre non viene quasi mai collocato al centro. Anche questo è un effetto della regola dei terzi. Se ci fate caso, quando i fotografi fanno delle fotografie
a dei paesaggi, la linea dell'orizzonte non si trova mai nel mezzo, ma si trova sempre o su questo livello o su quest'altro. Ecco perché anche i titoli stanno sempre o sopra o sotto. Ecco qui ancora un altro esempio. Inseriamo la nostra griglia e possiamo vedere che il titolo sta in basso, l'altra parte del testo sta in alto, la parte centrale è quasi vuota e l'uomo, che è un punto di focalizzazione, cade precisamente su uno dei punti di forza della griglia. Un altro esempio ancora è questo, la struttura è simile alla precedente, abbiamo il titolo sotto, l'autore sopra, al centro è quasi vuoto e la farfalla, che è il punto focale, cade precisamente su uno dei punti di forza della griglia. Ancora possiamo osservare la copertina di Harry Potter, notissimo bestseller, e anche qui vediamo che il titolo sta sopra, il nome dell'autrice cade su una linea di divisione e Harry Potter è su uno dei punti di forza. Quando si valuta dove collocare gli elementi, è molto importante avere ben chiaro come funziona solitamente il nostro percorso di lettura. E questo percorso è stato studiato, analizzato e schematizzato e da quello che viene denominato diagramma di Gutenberg, di cui qui vediamo una rappresentazione. Solitamente noi tendiamo a leggere partendo dall'angolo superiore sinistro all'angolo inferiore destro, quindi tendiamo a seguire un percorso diagonale che va da sinistra verso destra. Allora abbiamo una prima forte area di interesse, che è questa, la zona ottica primaria, una seconda forte area di interesse, che è questa, una zona ottica finale, e poi abbiamo delle aree che il nostro occhio tende a trascurare, prima questa e poi soprattutto questa, che è l'area più svantaggiata. Ora, conoscere questa tendenza, questo percorso di lettura è importante perché innanzitutto si possono collocare gli oggetti più importanti nelle aree di maggiore importanza, ma poi si possono anche realizzare delle copertine che agevolano il nostro percorso e che quindi sono più intuitive e naturalmente piacevoli. Prendiamo come esempio questa copertina. Non vi sembra strana? In effetti è strana perché gli elementi sono collocati lungo questa diagonale e noi occidentali tendiamo a leggere da sinistra verso destra, come abbiamo già detto, per cui questo percorso di lettura per noi non è familiare e questa copertina ci trasmette inconsciamente un senso di fastidio. Molto meglio sarebbe disporre gli elementi in questo modo. Come dicevo, spesso chi realizza le copertine inserisce nelle stesse degli elementi che vanno in diagonale, dall'alto a sinistra in basso a destra. Inconsciamente questo ci aiuta ad accettare meglio quello che sta sul libro. Questo è un altro esempio di elemento disposto in questa posizione e questo è un altro esempio ancora. Bene, proviamo adesso a mettere tutte insieme le cose che abbiamo detto finora, prendendo come esempio quella che è la copertina del libro numero 1 in assoluto nel mondo, il più venduto, che è Il Codice da Vinci di Dan Brown. Cosa possiamo osservare? Beh, intanto abbiamo un punto focale creato con un volto umano, che è il volto della Gioconda, e un contatto visivo. Questo attira immediatamente l'attenzione e spinge noi umani a guardare questa copertina. Poi c'è un'area suddivisa in tre parti uguali e il titolo è nella parte inferiore. Ancora possiamo dire che il titolo è perfettamente leggibile, è un bianco sul rosso che fa molto contrasto e quindi non ci sono assolutamente problemi di leggibilità. Per finire c'è una linea diagonale che va da sinistra a destra e porta l'attenzione sul titolo e questa linea era necessaria perché il punto focale con gli occhi della Gioconda è talmente potente da rischiare di distogliere l'attenzione dal titolo. Per cui con l'inserimento di questa linea obliqua si è ovviata a questo problema e si è reso il titolo più evidente.
Per concludere questa lunga video lezione che riguardava la realizzazione delle copertine, voglio fornirvi due ultimi suggerimenti, o meglio, due ultime considerazioni. La prima è questa: su Amazon le dimensioni contano. E mi riferisco alle dimensioni del titolo o dell'immagine principale che sta sulla copertina del libro. E perché dico questo? Beh, basta andare su Amazon per rendersene conto e cercare un libro qualsiasi tra quelli che ci sono nel catalogo e si vede che le copertine dei libri appaiono veramente piccole, quasi come dei francobolli, e questo effetto è ancora più evidente quando si naviga da telefono cellulare, dove le immagini sono ancora più piccole. Ecco perché io suggerisco di dare al titolo almeno un terzo dello spazio disponibile. Una volta fatta la suddivisione in terzi, si può collocare il titolo o nell'area superiore o in quella inferiore, che sono quelle maggiormente efficaci. Inoltre consiglio di utilizzare dei caratteri che siano molto ben visibili, perché se su Amazon si utilizzano caratteri troppo sottili, poco evidenti, si corre il rischio che, viste le piccole dimensioni delle anteprime, i titoli non siano leggibili sulla copertina. Per finire, un ultimo consiglio di marketing. Quando si realizza una copertina di un libro, è sempre meglio mostrare che il libro contiene qualche vantaggio in più. Facciamo un esempio, prendiamo questa copertina. Come si può vedere, non c'è soltanto un libro di ricette, ma c'è qualcosa in più. Questo libro è concepito come un vero e proprio paniere di attributi e contiene moltissimi vantaggi, oltre alle ricette chetogeniche. Ci sono infatti la lista della spesa settimanale, c'è un bonus con altre 50 ricette, ci sono 2 mesi di piano alimentare e ci sono ancora degli ulteriori vantaggi elencati in questo riquadro arancione. Tutto questo rende il libro molto più appetibile agli occhi di un potenziale utente, che probabilmente lo preferirà ad altri che contengono gli stessi contenuti ma che non li hanno presentati altrettanto efficacemente. Bene, per oggi è tutto, non mi rimane altro da fare che invitarvi come al solito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per restare aggiornati ogni volta che caricherò un nuovo video. Ciao!